Mi hanno cercato l'altra sera. Il messaggio proveniva dall'ufficio di tuo padre, alla sala giochi. E allora? Allora, quel numero è inattivo ormai da 20 anni. Alan, ti comporti come se lo dovessi trovare lì a lavorare e mi dicesse: ehi, ciao, ho perso la nozione del tempo. La parte del film nel mondo reale è in 2D e l'universo di Tron è in 3D. Il passaggio dal 2D al 3D è molto spettacolare. La cosa emozionante in questo film è la capacità di creare un mondo da un semplice abbozzo. La rete era stata creata da Kevin Flynn e quel mondo doveva sembrare creato da una sola mano. Noi volevamo costruire un mondo molto reale e concreto, ma senza vincoli di alcun genere. Reggiti! Il mondo di Tron è incredibilmente buio. L'ambientazione è molto spettacolare. Tempeste di fulmini e fenomeni meteorologici. I motocicli funzionano secondo principi della fisica del mondo reale, per cui si muovono come vere motociclette. Davvero perfetta, una moto appariscente, fantastica e anche pericolosa. Abbiamo reso il gioco dei dischi multidimensionale e l'abbiamo reso molto più veloce, creando così una elaborazione del gioco estremamente più complessa. Cosa dovrei fare? Sopravvivere. Vi sembrerà di trovarvi in un altro universo, dove i rischi sono veri, dove il pericolo è reale.